Si rincorrono diversi temi all'interno di questo mondo. Uno è l'innovazione. E sempre di più un modello di vendita di questi prodotti, soprattutto nordamericano, ci dice che l'innovazione è la chiave di tutto quanto. Il telefono è migliore perché è più innovativo, il computer è migliore, il cloud è migliore, eccetera, eccetera. Ma innovazione da solo è un termine un po' ambiguo, perché una bomba atomica rispetto a una pistola è profondamente innovativa, ammazza molte più persone, non è detto che sia migliore. Ecco che allora serve un altro termine, il termine che ci interessa è il termine sviluppo. E che cos'è lo sviluppo? È quella forma di innovazione che contribuisce e aiuta l'uomo a vivere un'esistenza realmente umana. E allora come deve essere questo sviluppo per trasformare l'innovazione in un qualcosa di positivo? Beh, deve essere senz'altro globale, cioè di tutte le donne e di tutti gli uomini, deve essere integrale di ogni donna e di ogni uomo per intero, deve essere fecondo, cioè attento alle prossime generazioni, non consumare tutto immediatamente, e deve essere plurale, attento ai contesti. Lo sviluppo di un piccolo borgo dell'Appennino sarà molto diverso da una grande metropoli sudamericana. E infine deve essere gentile, cioè deve essere attento a quello che è l'ambiente, a quello che è il creato e anche a quello che in fondo è la vita di ciascuno di noi.